Ciao a tutti. Su Facebook mi è stato richiesto come faccio io gli alberi di Natale con le riviste ed è semplicissimo. Ora vi faccio vedere, non è una mia idea, io l'ho visto sul web ma non mi ricordo dove. Io adesso vi faccio vedere come realizzo l'albero. Allora, prendo una rivista. Piccolo, grande, va bene tutto, è logico, più è grande, più l'albero viene alto. Poi gli tolgo la copertina. Poi questo lo voglio fare grigio e quindi lo coloro. Argento, scusate, e lo coloro con una bomboletta d'argento, ma si possono colorare anche con colori acrilici e quant'altro, a seconda delle vostre esigenze e di quello che avete in casa. Ora iniziamo a piegare il giornale. Si prendono due pagine per volta perché così vengono un po' più sostenute. E iniziamo a piegare in questo modo qua. Pieghiamo prima la parte, vedete, in questo modo, e poi pieghiamo la parte sotto in questo modo, vedete? E faccio così per tutte le pagine, quindi altre due, vedete, una, due, e piego come l'altra, vedete, viene a pari, piego e piego quella, la parte piccola sotto, così, vedete, abbiamo già piegato due parti. Prendo altre due pagine. Ed ecco qua che abbiamo finito, questa è l'ultima pagina e ci troviamo in questa posizione così, vedete? Ora dobbiamo assemblare l'albero, quindi come se prendiamo la prima pagina che abbiamo fatto e la pieghiamo in questo modo, io ne tengo così e la arrotoliamo, non pieghiamo, arrotoliamo in questa maniera. Ecco qua. Non deve essere piegata, ma deve essere così. Poi prendiamo la seconda e facciamo la stessa cosa. Prendiamo qua. La parte deve essere, scusate, adesso la prima pagina fa fatica a rimanere per adesso, ma dopo vi garantisco che rimane. Apriamo da questa parte qui e pieghiamo. In pratica deve venire la parte bella davanti. Quindi rifacciamo questo così, poi questo così, poi questo così. Mi raccomando, cercate di posizionare bene il foglio in modo che rimanga poi chiuso in questa maniera. Vedete? Così. Qua si fa la punta, ma sempre piegando e non marcando, vedete?
E facciamo così con tutte le pagine, sempre dalla stessa parte. Ed ecco così che siamo arrivati all'ultima, quindi mettiamo sotto, aggiusto tirando dall'in qua, ed ecco qua il nostro alberello già fatto. Vedete? Non ci resta che dargli tutto il colore, il colore spray, poi andremo a decorare l'albero e vi faccio vedere io che cosa ci metto, poi voi potete farlo con le decorazioni che più vi piacciono. Ora vado fuori a colorarlo e ci vediamo dopo. Lo coloro con questa bomboletta spray e ci vediamo dopo. Ed ecco qua il nostro alberello, vedete tutto in grigio, in argento. Ora dobbiamo decorarlo. Mi sono fatta delle fustelle con il fiocco di neve di due o tre tipi, poi ho questi cuoricini rossi qua, metterò un po' di glitter e vedremo se sta bene anche questo. Allora, intanto metto il rinforzo in fondo. Io ho tagliato un cartoncino tondo e ora lo andremo a posizionare qua sotto. Quindi con la pistola a caldo mi do un po' di colla in modo da tenere unito tutto. Prendo il mio alberello, lo giro e lo posiziono in mezzo in questo modo, così, in modo che avremo un rinforzo sotto. Volendo si può anche colorare queste, il cerchio in fondo. Io per sicurezza do la colla anche in qualche punto in mezzo alle nostre pagine, in modo da rimanere più unito. Non si dovrebbe staccare niente, però io per sicurezza un po' lo do. Ecco fatto. Ora, in alcuni casi ho messo anche un pizzo. Questo lo voglio fare diverso, vediamo se ci sta bene. Allora, intanto ci attacchiamo alle stelle.
Vedete com'è venuto? Ora, come centrale in alto, mettiamo un bel fiocco rosso. Così. In questo modo diamo un po' di colla qua. Mettiamo il nostro fiocco. Aspettiamo che si asciughi ed ecco qua il nostro alberello finito. È molto semplice e di grande effetto per me. Spero che con questo video vi sia stato d'aiuto. Grazie a chi mi ha richiesto di farlo. Spero che piaccia e ciao al prossimo video.